Cioè, se rigira, ti fatti vedere. Non far finta di non sentirmi. Chiamo Costantino che lavora. Bravo Costa. Sì, direttamente per fare il posto di polizia, c'è un reparto. Ecco, è arrivato Giorgio. Però io so che loro lì avevano, sì, mettono soldi perché ho visto stampa sono in coso lì, tre volte che vengo qua. Io ripeto, però oggi lo sai, no, c'è la diretta. Ecco, arriva parte della squadra. La squadra che oggi deciderà il campionato, eccoli qua. Cesare, ma tu non mi vuoi proprio dire niente. Ne parliamo a fine giornata. Adesso vediamo se il sempre bravo Giuliano riuscirà ad avvicinarsi entro il metro. E purtroppo la cosa non sta succedendo. Adesso sì. Vi vedo molto tranquilli, sono contento, però il pallino sta da un'altra parte di solito. Eccolo qua. Vediamo come conclude la giocata. Gianluca. Un'altra parata. Voi ridete per il mio metodo, ma quando uno ha un metodo possono sempre essere buone le bocce, ricordiamoci. Quando uno rimpalla invece... Giustamente Giuliano rivendica che il gioco gli sta dando ragione, perché tu hai messo la terza intelligente. Bravo, costringe... non è preparato. L'hai costretto al rimpallo. Guarda che giocatore, ma... Adesso vediamo come si salverà Gianluca. Se ti copi sei finito, se non hai scoperto è la speranza. La posso cambiare anche di uno, eh? Dichiarazioni forti. Una dichiarazione. L'amore. Ma come vuoi, basta che sia spontanea. Grazie, grazie. Con l'incubo di Formicone, ricordiamo tutti il pallino di volo. Formicone è stato l'incubo mio per 8 anni. Tu dici una volta tanto, lo sai tu. I compagni vincono i circuiti FIB, come te la spieghi questa cosa? Sono fortissimi. Sono forti. Io. Ma spero che vinca la Virtus, anche se sono marchigiano. Ecco sempre il polemico Giuliano che lamenta una scarsa attenzione mediatica alle sue giocate. Sempre lamentato. Facciamo vedere lo stile di accosto. Siamo un po' contro luce. Dai, quasi accettabile Giuliano, dai. Ecco, Formicone con bocce inguardabili proprio. Questo va là, è il simbolo dell'anno, basta che si lava le mani dopo, guarda. Dopo che la lava la allora se ci vanno vicino oggi sono disponibile pure a farvi giocare un cagliolo storico. Oggi non chiedere cose. Sono pronto a tutto, ho sempre di vado via. Il tecnico è il momento della massima tensione. Il tecnico, infatti, io lo vedo teso. È un incontro decisivo per il futuro. Per il futuro. Il futuro decisivo per oggi. Per il futuro. Ci sono anche altre cose. Il tecnico è teso appena per pensando agli altri. Agli altri, a uno in particolare. Lui più di tutti oggi merita di vincere. Lui più di tutti merita di vincere. Me lo auguro soprattutto per lui, sapendo che l'abbiamo detto prima, che il futuro insomma un po' sta pure nelle nostre mani. Noi oggi siamo l'unica squadra che ha il proprio destino nelle mani, nessun altro può decidere il nostro destino. E questa è una delle cose che mi interessa di capire. Intanto per fare un'analisi che conferma o no le mie impressioni rispetto al passato. Il passato finisce oggi. Ecco, la signora CT. Questo è CT e quella è la signora CT. Signora CT mi ripete come un mantra, ma quanto finisce sta storia della Virtus? È abituata, è tutto sto tempo... Professionisti del mestiere. Rubiamo un flash a quello che sarà il commentatore, gestore,
organizzatore di interviste. Tutto attualmente fuorché giocatore, questo è significativo, quindi insomma. Credo che è la cosa a cui terresti di più, sì, in realtà. Vabbè, diciamo, in effetti. Eccola qui la coppia vincitrice dell'ultimo circuito FIB. Cesare, io ho anche saputo la dinamica della vittoria. Rodolfo, di come si hai tirato la boccia decisiva sull'11 pari. La boccia decisiva. Tremava un po' la mano? È un pochino. È vero che Rodolfo è venuto lì, ti ha parlato, ti ha detto qualcosa prima di tirare? Rodolfo è fastidioso, mi dà fastidio. Pensavo ti avesse aiutato, invece no. Ha cercato di tranquillizzare. Perché la prima non l'hai messa, giusto? E gli altri ci speravano un po'. Sì. È il primo circuito. Individuale quando lo vinciamo? Individuale. Quest'altro telefona. È seria la telefonata. Mi raccomando, in bianco e leggero oggi. Un ex giocatore, Matteo. È il CT in seconda perché si è autoescluso praticamente, quindi incide sulla formazione. Matteo è inciso sulla formazione. Ecco, già questo va a Grissini. Esatto, iniziamo con questo complotto mediatico che io mando. Che uno pensa, no, dal cognome che sia favorito, invece. Ecco l'inquietante presenza di Giorgio. Marcello. Gianluca ancora telefona. Niente, non possiamo sentirla questa telefonata. La presenza aquilana, sono arrivati con il pullman 33. Ecco il giocatore più serio, quello che viene definito Ronaldo nel forum. Ronaldo ormai è a fine, ha finito la carriera e tra l'altro non si guarda più. Stai a goli. Come tocca le posate perché è agitato. Chiamo di captare il discorso. Rigore la boccia dopo il pallino. Può dire a pallino. Sì, ma vuoi comunicare qualcosa? No, c'è tutto lui. Quando uno dice che c'è tutto lui, no? Tira Pippo. Queste due squadre qua penso che problemi non ce l'hanno. Se te vuoi venire a sedere vicino a me, c'hai il porto, se no vai dove cazzo ti pare. Lui? Ma lui se forse è stato in fondo. Ecco, adesso inquadro dove mi hai detto tu, ecco, là, ecco, lì è dove dovrei stare. Siamo proprio in prossimità dell'incontro. La tensione monta. Siamo indecisi sulla ma veramente, monta veramente. Monta veramente. E sarebbe strano il contrario, penso. Guarda, visto il rendimento ogni tanto sarebbe. Ma almeno non fa danni da CT, cioè c'è il doppio vantaggio. Guarda di questi invece di preoccuparsi dell'incontro stanno pensando all'arrosto misto. Ecco, ti pareva. Ecco, abbiamo gli avversari. Il coordinatore della manifestanza dell'incontro. Baldo Coppari. Viene uno, sceglie l'abito. Ok. Vediamo cosa viene. Andiamo noi a prima. Va bene, la destra. Virtus Lacna, Giuliano Di Nicola, Cia Cortoba, Gaetano Minoro. Quello che si raccomanda agli atleti di rispettare le linee di lancio contro la favore e il sentito pubblico di essere un pochettino corretto per le squadre in campo. Ciao Gianluca, grazie. Primi due punti a Terna per la Virtus. Mentre nell'individuale hanno dato un pallino fuori e quindi hanno ripetuto la tornata. Anche nell'individuale il primo punto per la Virtus. Giuliano Di Nicola ha inserito anche la quarta boccia sull'accosto a 70 cm di Gaetano Milor. Ha raccolto due punti nel secondo tiro Gaetano Milor. Dopo un accosto anzeccato, il quale ha messo a terra due punti, altri due punti raccolgono il giocatore di Colbordolo a Terna. Sta misurando per tre punti a terra l'arbitro nel campo dell'individuale, dopo due bocciate di Giuliano e Di Nicola.
l'arbitro si è confuso, sicuramente sono due punti a terra, sono due punti di Giuliano e di Nicola. L'arbitro è stato corretto addirittura dai giocatori a fondo campo. Costa Gaetano Miloro, rischiando probabilmente l'attacco di Di Nicola, che portandola via, colpendo addirittura avverso, può fare tre punti. Miloro probabilmente ha preso il punto, ma anche lui cenno di sì con la mano. Tutto è preso, c'è un piccolo vantaggio. Giuliano mette apposta il vantaggio e si appresta a fare la bocciata assolutamente determinante. Sbaglia. Ancora un punto per Miloro, 3-1. Giuliano Di Nicola ha testato fare due punti, li ha fatti, anche se è passato non esattamente dove pensava di passare, ma l'importante è reinserita, ha appena accostato la sua ultima boccia. Questa è la tirata in sicurezza, si accontenta dei due punti a terra, 4-3 per lui, mentre nella partita di Terna sono 4-2 per la Virtus Lavia. Tempo chiamato dal CT Druda. La Terna, l'Olbordo lo sta perdendo 6-2. Druda ha fermato immediatamente il gioco, non per prendere una decisione tecnica, ma probabilmente solo per spronare i suoi giocatori. Ora Druda ha chiesto tempo anche nell'individuale, la stessa tornata in cui l'ha chiesto nella partita di Terna. L'individuale vede Di Nicola in vantaggio per 6-2. Vediamo se avrà esito positivo questo stop. Molto delicatissimo a Terna, la che la conduce 7-2, ma adesso quello rimpallo sfortunatissimo, il pallino è andato a fondo campo vicino tre bocce avversarie. Gianluca Formicone una delle tre avversarie, ha cancellato tutti i punti portando il pallino vicino a due bocce sue. Rodolfo Rosi boccia innanzitutto per cancellare partita e poi avrà un'altra boccia da giocare Giovannelli. Tira Rodolfo, colpisce, ma credo che rimanga almeno un punto dell'Aquila. Ora tocca Giovannelli, a partita per terra la Virtus L'Aquila. Giovannelli deve assolutamente colpire per rimanere in gioco nel primo set. Altra bocciata colpita, non al verso giusto. Però la boccia esce lo stesso. Intanto Giuliano Di Nicola accosta che non toglie il punto. Miloro ha due bocce per conquistare il primo set individuale. Giuliano Di Nicola conduceva 6-2. La Terna ora è 7-3 per l'Aquila. Gaetano Miloro indovina perfettamente la forza, è da misurare se ha inserito il punto. Ha vinto il primo set, anche se Giuliano Di Nicola pensando di no. Misurazione importantissima. Invece sì, punto preso. Primo individuale per Gaetano Miloro. Tira di volo Paolo Giovannelli, se sbaglia l'Aquila ha vinto il primo set. Errore.
primo punto per l'Aquila, uno pari nel computo dei set, mentre è partito ancora bene nell'individuale Gaetano Miloro, che sta lasciando veramente poco a Giuliano Di Nicola. Quindi lo svantaggio di set dell'Aquila è stato appena recuperato dalla Terna, che ha vinto il primo set per 8-3. Gaetano Miloro, dopo un bel pieno, sbaglia, c'è un vantaggio per Giuliano Di Nicola, un solo punto a terra per Giuliano, ma non c'è più nelle vicinanze il secondo punto di Gaetano Miloro. 52-53. Giuliano decide di rimettere le bocce a posto. Giuliano inserisce due punti. Si porta sul 3-1 nella seconda partita individuale. Giuliano Di Nicola ha appena colpito un pallino con l'ultima boccia dopo due belle bocciate di Gaetano Miloro per salvare 4 punti. Sono sul 5-4 per Giuliano Di Nicola, ma adesso Gaetano Miloro inserirà sicuramente 2 punti. Ha comunque esultato Di Nicola dopo aver colpito il pallino, perché ha sicuramente salvato. Dai Giuliano, dai! Comunque 2 punti per Gaetano Miloro, 6-5 per lui. Posto fondamentale di Giuliano Di Nicola, gioco fondo campo dopo un rimpallo col pallino è stato piuttosto favorevole a Gaetano Miloro, punto bianco. Arriva la boccia di Giuliano Di Nicola, troppo caricata, scende, non arriva a ridosso del pallino. Ancora un punto per Gaetano Miloro, che conduce 6-5. Una boccia semi coperta, è riuscito a colpirla addirittura piena. Ultima boccia a disposizione per Giuliano Di Nicola. Questa è ben indirizzata, probabilmente riesce a fare qualcosa. Bersaglio aperto, probabilmente 2 punti a terra, ma guardate il gioco, si apre completamente verso la sinistra. Se Gaetano Miloro sarà bravo a spaccare quel bersaglio o a colpirlo in modo tale che il pallino vada nella posizione dove è adesso Giuliano, poi avrà un'altra boccia per tentare la partita, se non parla addirittura con una sola bocciata. Bocciata di Miloro, importantissima, decide di bocciare piano. Liscio, incredibile liscio di Miloro, ha buttato al vento un'occasione incredibile, incredibile, mentre nell'altro campo una bocciata di quel bordolo non ha fruttato granché, perché colpendo pieno il punto è tornato esattamente dove era. Ancora Miloro, un po' più forte, liscio, ancora liscio, punto per Giuliano Di Nicola, 6-6. In una tornata in cui non aveva praticamente alcuna speranza di salvezza. Miloro, guardatelo, chissà se risentirà di questo duplice errore. Ora Miloro è in una situazione molto molto complicata. Pallino, se non sbaglia, ha perso. Il gioco a fondo campo è questo qui. Prende la rincorsa, lascia la boccia. Liscio, liscio di Miloro. Liscio di Miloro vince il secondo set individuale, Giuliano Di Nicola recuperando una partita che sembrava ormai persa. 2-1 per la Virtus, la Terna ancora in campo, 4-5. Giuliano, di qualunque cosa che ti passi per la testa. Mi dispiace per la prima. Mi dispiace per la prima. Sì. È un po' per la prima. Dominato, sempre, anzi questa forse per un attimo potrebbe essere più sua, ma la prima. Riassumendo, l'1-1 è corretto? L'1-1 è corretto? Beh, abbiamo fatto due grandi partite, anche lui ha fatto un buco, appunto, ha messo buco, insomma,
quindi il livello è stato alto. Ci può stare, magari ci avete vinto le partite invertite rispetto ai meriti di gioco, però sì, poi sono episodi, magari la prima forse lui ha avuto qualche pizzico di fortuna in più su un paio di pallini che si sono stretti subito. Però adesso io qui se liscio pallino ho perso due partite, invece l'ho preso. Ti aspettavi il duplice errore nella tornata sul 6 pari? No, però lui secondo me ha fatto un tiro molto strano. Lui deve spaccare in mezzo, invece ha tirato a colpirla a destra. A destra solo se fa quasi un liscio carica il pallino, mezza non lo carica. Se invece riesce a prenderla interna va sul pallino a vita. Però il gioco è stato alto, il livello di gioco è stato alto. Molto alto. Comunque avete sofferto tanto, ma è 2-1. Presta poco quello che si poteva sperare a questo punto dell'incontro. Quanto è decisiva questa terra? Bocciata di Rodolfo Rosi, 6-4 per Colbordolo. Colpisce la boccia piena che rimane esattamente in prossimità del pallino. Punto rosso, punto della Virtus. Rosi è rimasto con una boccia, mentre Gianluca Formigone ne ha ancora due. Il posto di Rosi non sembra calibrato benissimo. Lui lamenta probabilmente che sia lunga. La boccia si avvicina alla tavola, in effetti vantaggio nullo. Vantaggio nullo, attenzione, attenzione, attenzione. Gianluca Formigone viene a vedere il gioco, ha bocce in mano per conquistare 3 punti, però in base al gioco non mi fa andare al tempo, sentiamo, perché sentiamo sa che cosa io dice sono l'unico che ci capisco e se non posso suggerire. Direttore, lei rema contro però, sì, anzi coordinatore, mi perdoni. Arbitro. Il coordinatore, arbitro, chiamalo come vuoi. Infatti, vedi, lo prendo solo. Perché non prende dagli occhi in giù. Formigone ovviamente non si accontenta dei 3 punti e prova una bocciata. Boccia una corta, liscio, 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 liscio di Formigone che tentava, inquadrare meglio il gioco, tentava di colpire la boccia bianca che intravedete tra le gambe dei giocatori di Colbordolo. Voleva prendere quella e poi tentare qualcosa sul 3 pezzi qui, anzi 4 pezzi addirittura. Non è riuscito a colpire. Adesso va appunto, si accontenta di 2 punti, 6 pari. Stai testimoniando quello che dico? Ma adesso sì, adesso sì. Io ho detto che levano a fatica. Sì, ma ne mancano 4. Ecco, vabbè, ecco adesso inquadra quel punto che Giuliano sta sostenendo si toglie a fatica. Anzi, loro avrebbero tolto a fatica. Intanto la prima deve andare in boccia. Con una non è riuscito. Andava di fondo. Mettiamo Giuliano, peggio della Giappas. Pure il momento è assolutamente decisivo. Eccolo. Mi gioco una 20 euro che se lo fa per misura. Sta troppo teso. Puoi anche aver ragione, però credo che già ne abbia sbagliata una importante. Normalmente con la seconda si recupera. Questa boccia magari non va a toccare il pallino, ma il punto lo fa. Ma penalti, mi dai 20 euro, guarda per quanto la faccio. Giuliano ora ancora, pretende 20 euro, io non l'avevo accettata la scommessa, comunque. L'hai fatta tra te e te, l'hai fatta. Vediamo questo tiro di Terna, perché l'ho detto sempre, ma questo veramente conta moltissimo. 2-1 per la Virtus, 6 pari. Giulio Crosta deve assolutamente fare un buon punto per costringere gli avversari alla bocciata. Qui il CT piange un pochino sulla forza e in effetti ha ragione, corta. Gianluca, dai. Errore non secondario questo di Giulio. Perdono il vantaggio di boccia. Adesso bocciano per costringere probabilmente Giovanelli all'accosto. Colpisce bene Gianluca Manuelli.
valeva comunque la pena di far stagione. E adesso toccherà a Giovannelli. Il vantaggio di Bocce è ancora per i giocatori di quel Bordolo. La forza è buona. Prende un ottimo, veramente ottimo punto Giovannelli. Manuelli in bocciata. Poteva permettersi errori, ha caricato il pallino sembra aver giocato meglio ai giocatori della Virtus. Noi non lo vediamo perché è coperto dalla tavola laterale. Costa Paolo Giovannelli, eccolo qui, adesso il pallino ha spuntato fuori. Tirata bene la boccia di Paolo. Si appoggia un po' con la sua corta. Un punto probabilmente preso da Paolo Giovannelli. Stanno misurando per uno, me lo confermate? No, sì, sì, c'è il nostro, uno preso. Punto preso. Non possiamo inquadrare la giocata, ma capiremo dalle reazioni del pubblico. No, no, liscio, 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 liscio di Gianluca Formicone. CT chiede a Formicone di ritirare la boccia del punto. Formicone non sembra intenzionato a fare questa bocciata. Invece alla fine si decide. Parte tutto e rimane un punto bianco, vuol dire col Bordolo. Rodolfo Rosi alla boccia del due pari, piuttosto comoda, 2,5 metri di spazio. Boccia buona, già partono gli applausi, 2-2 nel primo turno. Punteggio probabilmente corretto, bellissimo incontro che vale il campionato e questo è il primo turno. Le mie impressioni, io ho detto qua, aspetta che mi arriva la telefonata, Dalino, come sta? 3-1 dopo 0. Ah, gli hanno bruciato la goccia Nanni. 3-1 per chi, Giorgio? A Treviso, c'ho Molazzani al telefono. 3-1 per? Per Treviso. Per Treviso. Che hanno annullato due bocce a Nanni. Iniziano le partite del secondo turno. Giuliano Di Nicola e Gianluca Manuelli contro Gaetano Miloro e Paolo Giovannelli, specialità coppia, mentre nell'individuale Gianluca Formicone contro Rodolfo Rosi. 4-0 per Rodolfo Rosi dopo due tornate contro Gianluca Formicone. Formicone che adesso
toglie un bel punto su un accosto leggermente lungo di Rodolfo Rosi. E 2-2 nella partita di coppie. Giuliano Pea ha inserito due ottimi punti a fondo campo. Ora è impostata l'ultima riga e posiziona una boccia intorno ai 35 cm. Parziale recupero della Virtus. Gianluca Formigone ha appena conquistato un punto, con un po' di fortuna ha piazzato quattro ottime cose l'ultima riga. Rodolfo Rosi ha bocciato quattro volte, ma con l'ultima ha subito un rientro di una boccia di Formigone, quindi un punto a Formigone, 4-3 da Rodolfo Rosi, mentre sono 4 pari nella partita di coppia. Adesso ha accostato Giuliano Di Nicola, leggermente lunga, 50 lunga. Punto importantissimo realizzato da Giuliano Di Nicola. Boccia Milor, colpisce perfettamente senza rimpallo. Pallino liscio, pallino da 4. Devono essere 4 punti del set. 5-4 per Colbordolo. Gianluca Manuelli ha sbagliato un pallino in diagonale, in realtà molto difficile, un po' coperto, ma se l'avesse colpito avrebbe conquistato 4 punti. Ora accosta Gianluca Manuelli quantomeno per conquistare un punto, ci riesce, 5 pari, mentre nell'altro campo sono 5-4 per Rodolfo Rosi, che sembra assolutamente inattaccabile. Gianluca Formigone gli ha impostato per 2 tornate consecutive il tiro all'ultima riga, l'ha fatto bocciare praticamente 7 volte, ha colpito pieno Rodolfo Rosi. Cambio di colore al volo, anche se è coperta la tavola laterale, di Gianluca Formigone. Livello altissimo, incontro di un livello veramente altissimo. Colbordolo non sta regalando assolutamente una boccia. Virtus L'Aquila sta giocando molto meglio di altre partite di campionato, che pure ha vinto anche agevolmente. Carico in questo caso molto favorevole alla boccia di Miloro, punto di Colbordolo. Capolavori in bocciata di Gianluca Manuelli e guardate, 3 punti a terra per la Virtus, anche se i campi di Colbordolo a fondo campo consentono di ottenere delle medie elevatissime. È stato Giovannelli, ha cancellato probabilmente 2 punti, addirittura si misurerà per vedere se è riuscito a conquistare il punto. Il punto è preso, il punto è preso. Risponde all'accosto Giuliano Di Nicola, ha tirato un po' lungo cercando di fare esattamente quello che ha fatto, tocca il pallino e sono 3 punti, che significa, guardando il segnapunti, significa avere partita per terra, 3 punti, 3 punti conquistati da Giuliano Di Nicola. Gli ha toccato il pallino, conoscendo anche un po' la salita a fondo campo, è riuscito a conquistare 3 punti, sapendo che la sua boccia si sarebbe comunque fermata. E adesso vediamo se Gaetano Miloro sarà in grado di cancellare la partita. Bocciata determinante per il set, ma per tutto l'incontro. Ciò potrebbe avere anche ripercussioni nell'incontro individuale. In corsa di Miloro, lascia la boccia,
liscio. Vincono il primo set i giocatori dell'Aquila, Gianluca Manuelli e Giuliano Di Nicola. 3-2 nel conteggio dei set per la Virtus L'Aquila, vittoria assolutamente importantissima, meritata, ma bravi anche gli avversari che veramente hanno concesso poco, se si eccetto a questo tiro dove comunque gli equilibri sono stati spostati da una giocata particolarmente indovinata da Giuliano Di Nicola. Risente subito della sconfitta Paolo Giovannelli, guardate che errore all'accosto. 2-0 i giocatori della Virtus a coppia. Gianluca Formicone colpisce un pallino e Giuliano Di Nicola rimane corto, lasciando il punto agli avversari. Misurazione importante nel campo individuale. Rodolfo Rosi prende il punto con l'ultima boccia. Formicone può colpire al verso e mettersi in condizione di fare partita. Liscio. Liscio. Ora invece c'è da cancellare partita, non da farla. Formicone è incerto. Il punto è 30, anche se queste tavole di fondo consentono di cambiare i punti stretti. Decide di andare a punto, probabilmente consapevole che accostando può toccare leggermente la sua boccia e farle fare i centimetri necessari per raccogliere il punto. Questa boccia non sembra indirizzata verso il pallino, in effetti non ci va, addirittura corta. 3-3, un palio campionato di Serie A stagione 2011-2012. Aquila deve vincere, stava vincendo 2-0 Gianluca Formicone, probabilmente andranno due pari, mentre qui Giovannelli imposta una boccia molto larga e Giuliano Di Nicola ha la possibilità di fare molto meglio. Coppia, il punteggio è di 5-4 per Colbordolo. Ultimi due set. 3-3 il risultato parziale. E visto che la Pinetina ha già vinto il suo incontro, l'Aquila deve vincere entrambi i set, altrimenti ha perso il campionato. Fase forse decisiva del secondo set a coppia. Vediamo che Rodolfo Rosi, grazie a una bocciata su un bersaglio corto, ha spostato il gioco, ma credo che il punto sia rimasto a Gianluca Formicone, mentre qui il gioco ha favorito nello scarico la coppia della Virtus. Giovannelli si è avvicinato molto al punto ma non è riuscito a farlo. Qui siamo 6-5 per la coppia della Virtus e Rodolfo Rosi, grandissimo, veramente grandissimo oggi, è riuscito a colpire un pallino, a portarlo a fondo campo, mette a terra 4 punti che sono lontani, ma l'importante era colpirlo. Liscio di Miloro e la coppia di Colbordolo rischia di perdere anche il secondo set. Raccoglie il punto nel campo individuale, si porta sul 3-2. Qui Giovannelli cerca di chiudere il gioco, ma più che chiudere addirittura riesce a fare il punto. No, il punto l'arbitro lo assegna alla boccia rossa, ma c'è un bersaglio piuttosto comodo per Gianluca Manuelli. Deve semplicemente allargare il gioco, poi si aprirà la possibilità. Partita, gioco allargato
lato e raccolgono due punti, gli avversari non li fanno neanche tirare. 8-5 per la coppia dell'Aquila, che si porta sul 4-3. Ora è tutto nelle mani di Gianluca Formicone. Col Bordolo a questo punto non può più fare passi avanti in classifica con questo pareggio. Col pareggio la Pinetina vince il campionato. Se invece Formicone, che ora conduce 3-2, dovesse riuscire a vincere questo set, l'Aquila sarebbe campione d'Italia per il secondo anno consecutivo. 4-3 per Rodolfo Rosi, quindi col Bordolo la partita che sta decidendo e che deciderà questo incontro è anche il campionato. Nell'ultima tornata di gioco ha sbagliato due bocce sul largo e dopo una bella bocciata di volo Rodolfo Rosi ha raccolto due punti, perdeva 3-2, ora conduce 4-3. Torna in campo Gianluca Formicone. Prima aveva un'espressione non esattamente incoraggiante. Ha raccolto due punti Gianluca Formicone con quattro ottimi accosti all'altezza della tre quarti campo sotto la tavola laterale. Conduce Formicone per 5-4, imposto all'ultima riga come sempre ha fatto contro Rodolfo Rosi, che però è stato fino ad ora almeno impeccabile in bocciata. Buona impostazione, tocca a Rodolfo Rosi. Siamo leggermente impallati dalla telecamera della Rai. Rodolfo Rosi in corsa, tiro, ancora un pieno anche se carica il pallino cadendoci praticamente sopra con rimbalzo della bocciata. L'arbitro ha bisogno di misurare, in ogni caso è un punto molto largo. Terza boccia di tornata, tiro di volo, colpisce molto bene, punti, uno abbastanza buono, l'altro un po' meno. Gianluca Formicone sembra aver tirato un'ottima boccia, fa il punto, Gianluca Formicone si mette davanti al pallino, attenzione, momento cruciale del campionato. A fondo campo c'è solo una boccia della Virtus L'Aquila di Gianluca Formicone, frutto della bocciata di volo di Rodolfo Rosi. L'altra è all'altezza dell'ultima riga. Rodolfo Rosi tenta il tutto per tutto, boccia il punto. Se il gioco favorirà la Virtus L'Aquila verrà deciso il campionato. Colpisce, questa boccia cammina meglio, 3 punti, con l'abbraccio dei giocatori, non nascondo che si prova veramente una forte emozione, specie per me che li ho seguiti, li sto seguendo da 3 anni, non sembrava una partita che Formicone potesse vincere. Aveva la faccia sicura, abbiamo inquadrato più volte, eppure alla fine ci è riuscito, ha giocato molto bene a terna, ha perso il primo set individuale quando aveva anche la possibilità di vincere, adesso Rodolfo Rosi si può dire che nell'ultimo tiro è stato sia
sfortunato che è un po' impreciso all'accosto. È stato impeccabile fino a questo momento Rodolfo Rosi. Abbracci ai tifosi dell'Aquila, Giuliano Di Nicola. Andiamo verso Gianluca Formicone che sta piangendo. Gianluca sta piangendo, potete soltanto immaginare cosa gli sarà passato per la testa tirando queste ultime due bocce dopo una stagione soffertissima. Pensate, Gianluca Formicone andrà proprio alla pinetina, qui mi dicono che sono due. Eccoli qua, i tifosi arrivati con il pullman dell'Aquila. Gianluca che andrà proprio alla pinetina, eppure ha contribuito con due bocce importanti, una misurata proprio al millimetro a vincere questo campionato. A complimentarsi con Gianluca, anche io. Bravo Gianluca, bravo. Tutti vicino a Gianluca che è visibilmente emozionato e commosso, non poteva essere altrimenti. Non ha sicuramente giocato la sua migliore stagione, non ha sicuramente giocato il suo migliore incontro oggi, però alla fine fatalmente le sue bocce sono state determinanti per la conquista di questo secondo scudetto. Arriva seconda la Pinetina che sperava in un passo falso dell'Aquila oggi, un passo falso che è stato spessissimo sul punto di arrivare. Oggi veramente poteva succedere di tutto, col Bordolo non ha regalato neanche una boccia. Si può dire che soltanto Rodolfo Rosi ha concesso qualcosa. Proprio nell'ultima tornata di gioco. Ed ecco ancora Gianluca Formicone. Oggi tecnico, me la fanno foto con il capitano. Io ve l'ho fatta con le tifose.
foto. Voi non lo sapete, ma vi ho inquadrato tante volte. Ecco, questi spartono i soldi, guardateli. È una partita truccata, qui mazzette, signori. Questo video andrà per posta prioritaria alla Pegnatina. Aspetta, il bello è che questi io li ho vinti domenica e mi hanno ricattato che se non vincevo non mi venivano dati. No, ma non è corretto. E tutti a parlare bene di Manuelli, invece guardate che combina. Te la sei vista brutta. Me la sono vista brutta perché veramente da tanti anni che gioco mondiali, campionati del mondo, campionati europei, di tutto. È la prima volta che ho sentito... Hai sentito le bocce? Ho sentito. E non mi era mai capitato. Quindi mai. Sei umano anche tu. Sì, purtroppo c'è la situazione come la situazione che c'era. E tu pensi che se perdevo che poteva succedere? Partita decisiva a me, dopo poi è successo proprio tutto come si doveva mettere per testare il mio cuore e forse il mio. Gianluca, io non sono riuscito a commentare quando hai fatto partita, anche se volevo perché avevo proprio la voce rotta, soltanto immaginando quello che stavi provando tu in quel momento. Anche adesso, se ci ripenso. Caro Francesco, veramente oggi. Ho fatto un tiro, mi è successo che ho tirato due bocce, non le tiravo pure, mi cascavo dalle mani. E questo non mi era, io giuro, da quando gioco a bocce non mi è mai capitato, mai. Per tutte queste cose che erano successe. Dicendo queste cose stai dando la speranza un po' a tutti, l'emozione anche dei fuori classe, anzi è giusto che ci sia. No, questo perché tutto quello che era successo ultimamente, oggi, gente che parlava, diceva che... dicono queste cose veramente solo cattiveria e invidia, non lo so, perché io non ho mai giocato una partita a perdere quando sono nato. Quando vado in campo gioco sempre per vincere. Dopo si era creata questa situazione, se vinco avevamo vinto noi, se perdevo facevo vincere la mia futura squadra. Ci è voluto, guarda, ti giuro, oggi ci è voluto tutto me stesso per radunare tutte le forze, le poche forze che avevo ancora mentali per vincere questa partita. Confermare. Giorgio, allora, concludimi queste riprese. Io ti posso assicurare che mi sono emozionato alla fine, anche perché ogni tanto mi arrivava qualche telefonata dove mi riportavano che Formigone avrebbe giocato ormai per dare lo scudetto alla Pinetina, e la cosa mi ha fatto arrabbiare perché tra l'altro Formigone ha giocato veramente io difatti ho scritto sul forum ha vinto Formigone, per dire è chiaro che hanno vinto anche gli altri, però lui era rimasto l'ultima partita che poteva decidere lo scudetto sia per l'Aquila sia per la Pinetina, per la Pinetina. E quindi sul 5 pari ha messo 3 punti determinanti, dando non solo la vittoria di quella partita ma lo scudetto all'Aquila. No, noi che l'abbiamo vista da qui possiamo dire che se Formigone ha sbagliato qualche boccia, tutto ciò è dovuto all'emozione che era evidente, aveva un viso veramente tirato, prima l'ho intervistato. Io in settimana l'avevo chiamato proprio per sentire dalla sua voce qual era il suo stato d'animo, perché trovarsi in una condizione di dover andare quest'altr'anno alla Pinetina e giocare per l'Aquila, una partita determinante, lui ha detto io farò il meglio che posso fare, in effetti oggi lo ha dimostrato, un grandissimo campione e anche di serietà. Lui può dare sicuramente di più, però hai detto la cosa importante, ha dato il meglio di quello che poteva dare. Quello che poteva dare oggi probabilmente non è più di questo, viste anche le condizioni nelle quali ha giocato tutto l'anno. Parliamo di condizioni psicologiche. E in più un'altra cosa che volevo dirti, siccome le due società si erano accordate, se vinceva la Pinetina, l'Aquila andava a Roma alla festa della Pinetina. Essendo di Pesaro, sono doppiamente contento che abbia vinto l'Aquila, perché così da Pesaro sei più vicino. L'Aquila è più vicina, magari mi aggrego a qualcuno che conosco. Stai parlando di qualcuno in particolare? È quello che tiene la telecamera. Ok, grazie Giorgio. Prego, prego.